Poi non sparare più perché se no sento troppo casino nell'orecchio. Per piacere. Non me ne frega niente, mi devi vedere le armi! Ma scusa. Cioè, allora. Nate! Devi dare le armi. Devi dare le armi. Beh, cosa ti serve? Tanto a farlo. E cosa ti serve? A cosa ti servono queste armi? Posso capire? E se no come faccio a fare le missioni? Fare pubac? Ho capito, ma non sono le armi tutte. Cioè, allora, le armi non sono tutto. Se tu vorrai, otterrai. Ok? Se non lo vorrai, otterrai comunque. Perché se c'è un problema, se c'è un ostacolo, tu l'ostacolo non lo salti. Tu non me ne frega niente, mi devi dare le armi. Mi devi dare le armi. Fammi finire la frase. Se c'è un ostacolo, tu lo devi distruggere. Lo devi buttare sotto. Cioè, nel senso, tu fa finta che c'hai un camion. Non un triciclo, un camion a 33 ruote. Ci devi camminare sopra, cazzo. E lo devi spaccare l'ostacolo. Quindi se c'è qualcuno davanti alla tua vita, se c'è qualche pezzo di merda che ti ruba le armi, tu sai cosa fai. Siamo tornati su Salva il Mondo e finalmente vicino al computer. So che lo aspettate veramente da tanto e vi voglio bene per tutto il supporto che mi avete dato in questi mesi e in questi tempi difficili per me. Io sono sicuro che faremo tanto insieme e sono sicuro che la serie di Salva il Mondo spaccherà di like e di condivisioni, perché Mr. Peto è tornato su Salva il Mondo. Acqua ora. Cosa dire? Ragazzi, cosa dire? Ho la pelle d'oca solo a pensare di ritornare a registrare per voi. So quanto vi sono mancati questi video. Vi chiedo solo una cosa: se volete che faccia ancora questi video, dovete mettere tantissimi, ma tantissimi like. Tantissimi. Perché per fare questi video ci vuole un botto di tempo. E se volete che io dedichi tutto questo tempo per fare questi video, voglio almeno un like. Va bene? Carichi come non mai! Okay. Signor Young Nate, si dice così? Più o meno, dai. Va bene. Fammi uscire da qua. No, volevo farti un paio di domande prima di iniziare questo scambio. Allora, io sono qui per... No, fermati. Allora, io sono qui per creare uno scambio, per fare uno scambio equo. Cosa significa equo? Se non sai cosa significa equo, lo scambio equo è un qualcosa nel quale non si truffa. Cioè, quindi io ti do un qualcosa che vale quanto vale quella cosa che mi stai dando tu. Cioè, hai capito lo spiegamento? Cioè io ti do un'arma a 144 e te mi dai un'arma a 144. Bravo! Esattamente! Esattamente così. Unica cosa, io cerco delle armi molto rare. Cioè, io non so se tu hai armi molto rare oppure hai delle armi così così. Capito quello che intendo? No, c'è delle armi buone, dai. Ah, ok, c'è delle armi buone. Ma giusto, ultima cosa, poi non ti rompo più. Per caso è morto qualcuno ultimamente a casa tua? No. Ah, almeno ok. Cioè, no, quindi, quindi quando gioco ad un videogioco sei sempre così con le palle mosce? Sì. Allora, vieni con me. Young Nate. Ah, ma è un Young con il zero. Interessante. Sì, sì. Cioè, quindi al tuo paese non si usano i zeri. È perché è più lungo. È più lungo. In che senso è più lungo? Più lungo. Cosa è più lungo però? Invece di mettere la O, cioè lo zero. Lo zero è più lungo, più alto. È giusto perché non potevo mettere la O. Quindi mi stai insinuando che a te piace qualcosa di un po' più lungo? Eh no, è perché non mi faceva mettere la O. Ah. Quindi se tu non riesci a prendere un pisello ne prendi un altro.
Cosa? Non ho capito. Okay. Ma stai bene, eh? Ho sentito un sacco di casini, tipo una valanga. Sento cadere qualcosa. No, vabbè, cioè, quindi se a te non ti piace un pisello te ne prendi un altro. Cioè, se non ti basta quello piccolo, vuoi più grande? No, no, non mi piace il pisello. Beh, facciamo questo scambio. Un posto, una base, dov'è? Ma te la faccio Dove fai tu di io solito? di solito. Sì, venga, venga. Dove la faccio io di solito, eh? Questa è la faccio proprio quando non c'ho tempo per scambiare. Facciamo uno scambio veloce. Ok, venga qui dentro. Ok, bravo, bravo. Sì. Si metta lì. Si metta lì. Qui. Comunque, se mi vedete abbastanza agitato è perché ho bevuto un po' di coffee. Ah, ok. Cioè, Va bene, va bene. le mie origini sono inglesi. Quindi ogni tanto parlo diverse lingue. Parlo inglese, parlo francese, parlo francese. Va bene, va bene. E invece non l'ho bevuto, anche perché mi senti così un po'. Vabbè, tu non è che hai bevuto il caffè. A te ti ci vorrebbe un coffee. Non l'ho bevuto, infatti. Mai sentito Kiss My Ass? Sì? Ok. Quindi sei anche tu inglese? Sì. Ah, ok. Allora Abbastanza. fammi vedere quello che ti pare. Aspetta, ok. Queste vanno bene? No, sono dei notturno al 144. E come hai fatto a fare tutte queste robe? C'ho un amico che mi passa quando ne ho bisogno, mi passa delle armi. E quando vado a fare le missioni, dato che cioè volevo fare un po' di VBAC, quindi mi aiutava lui e mi passava le armi. Ci tengo molto alle armi, a queste armi qua. Ci tieni molto alle armi. Tu cosa ne pensi di Salve il Mondo in generale? Secondo me è un bel gioco, giusto un po' da sviluppare, ma per un passatempo è bello, secondo Ok, sì, quindi ci me. tieni a Puoi Salve il giocare Mondo. secondo. Sì. Cioè, se ci giochi alla fine puoi passare il tempo e avere belle armi come queste qua. Allora, io ti posso far vedere quello che c'ho. Ti dico la sincera verità. Io fino adesso ho fatto lo stupido, però anche io sono abbastanza ricco perché ci tengo a questo gioco. Allora, io ti posso far vedere tutte queste armi. Vedile, guardale. Le stai vedendo e guardando? Sì. Strano. Ma hai permessi? Cosa? Ma ti funziona il tasto? La tastiera? Cioè, il tasto per prendere le armi ti funziona? Sì, ma adesso che vogliamo scambiare, quindi se devo passare queste qua. Quante ne lasciate? E quante ne sono lì? Sono notturni? Sì, tutti notturni. 13 notturni. 100, 144 elementi energia, perché tutti al massimo. Aspetta che c'è il dinosauro che sta pisciandolo, io vado a mantenere le palle. Dammi un attimo. Il Che dinosauro che funziona, che sta sono. pisciando. Com'è possibile? La prima volta nella storia di Salve il Mondo accendo la videocamera, il ragazzo non tu. Assurdo! Ma tu sei mi da fermi. Mi hanno anche bussato i testimoni di Geova nel frattempo. Cosa volevo dirti? Non me l'aspettavo tutto ciò. Cioè, non me l'aspettavo. Che cosa? Vabbè, Fammi delle armi. tieni, guarda qua. È praticamente questo. Ok, un Nocturno a 144, assalto, proiettili leggeri, armi a Sì, perché al distanza. massimo, Per sì. calmare, sì, vabbè, si vede che comunque sei una persona che ha giocato anche, secondo me. Oltre a farsele regalare, hai anche giocato. Vabbè, droppami le armi. Aspetta, ho lasciato questo. Ok, adesso io dropperò le mie armi qui, ok? Dropperò le mie armi. Ti do un obliter. Un obliter. Un obliter. Un obliter.
un obliteratore, un lancia uova di Pasqua, un mortelata. 13 me ne devi dare. Ok, 13 armi. Sì. Ok, sono 13 armi. Cosa faremo? Aspetta, aspetta, ma hai lasciato una viola. Ah, non lo vuoi quello viola? Eh no, no. Ok, ok. Se ce l'hai al 144 sarebbe meglio. No, vabbè, sì, 144 è meglio. Ok, adesso faremo delle porte lì. Ok, apri la porta, aprila. Ok, esci. Ok, ora tu esci. Ok, ok. Devi aprire qua. 144. Devi aprire qua. Eh? Non ho ben capito cosa hai detto. Devi aprire. Sì, poi ti apro, poi ti aprirò, tranquillo. Devi aprire. Ok, questo sta qua. E sennò come faccio a prendere questo l'arma? Sta qua. Perché ridi? No, niente, cioè perché stavo pensando alla vita quanto è bella. Perché stai andando di qua? Cosa vorresti fare? Devi passarmi le armi. Beh, cioè, ma non vedi che si bugga? No, vabbè, cavolo. Mi stanno chiamando a tele. Chi è il telefono? Oh, devi aprire qua, devi aprire qua. Cosa? Mi hanno staccato internet. Apri qua. Mi hanno staccato. Cavolo stai dicendo? Ma ti sento. Ma mi hanno staccato io. Ti sento, apri. Ah, perché non ci sta più internet? Però il computer funziona ancora. Ah, quindi sono crashato, ma per adesso funziona solo la voce e la tastiera. Ok, se quindi... non hai internet non mi dovresti no, neanche sentire. No, Youngnate, che cosa apri. È successo, Youngnate? Apri. Non ci potrei credere. Young, sei il tuo computer. Sei il tuo computer. In poca parola non c'è internet, ma non c'è internet. Ma che stai di... Apri qua. Non c'è internet. Apri qua. Youngnate, non c'è internet. Qua, devi aprire qua. Youngnate, devi dare le armi. Fatti dare le armi. Sì, ma fatti dare questa spiegazione. Internet non funziona più, è morto. Però il computer funziona perché non secondo me c'è sta. Apri qua. Com'è possibile è successo questa cosa? Com'è possibile? Youngnate, ascoltami un attimo. Apri apri qua. Apri qua. Mamma, apri alla. Apri alla. Apri alla. Alla. Com'è bella alla. Com'è bella papà. Com'è bella piscia. Dai, com'è bello Vision. Qua, Cristo, apri. Allora, una cosa, tu non devi bestemmiare. Perché bestemmiare non ti fa bene. Ok? Il computer si è buggato. Io adesso non so come fare. Si è rotto tecnicamente. Io devo andare da qualcuno a farlo riparare. Ma come già fa? Ma faccio soltanto te. Tu c'hai i soldi per ripararlo. No, ma tu, se non mi dai le armi, avrai i debiti con me. Che tempo diciamo però con te? Ma di cosa stiamo parlando? Nate! Ma ti svegli, devi darmi le armi, te le ho passate le mie! E ho capito che tu mi hai passato le armi, però ti devo dire un'ultima cosa. Se tu mi hai provocato questo bug al computer perché probabilmente ci avrei qualche virus, la colpa non è mia! Tu mi hai inflitto un danno, io le armi non te le posso più dare! Facciamo una cosa. Ok, mi sono... Io ti risolvo il problema al computer se tu mi dai le armi. Ok, vai. E vai, apri. No, non si può aprire. Non mi... Forza. E cosa devo fare? Devi dare le armi. Mi devi dare le armi, capito? Puoi non sparare più perché se no sento troppo casino nell'orecchio. Per piacere. Non me ne frega niente, mi devi dare le armi. Ma scusa. Cioè, allora. Nate. Devi dare le armi. Devi dare le armi. Beh, cosa ti serve? Ci ho messo tanto a farle. E cosa ti serve? A cosa ti servono queste armi? Posso capire? E se no, come faccio a fare le missioni? Fare V-Buck? Ho capito, ma non sono le armi tutte. Cioè, allora, le armi non sono tutto. Se tu vorrai, otterrai. Ok? Se non lo vorrai, otterrai comunque. Perché se c'è un problema, se c'è un ostacolo, tu l'ostacolo non lo salti. Tu non me ne frega niente, mi devi dare le armi. Mi devi dare le armi. Fammi finire la frase. Se c'è un ostacolo, tu lo devi distruggere. Lo devi buttare sotto. Cioè, nel senso, tu fa finta che c'hai un camion.
Non un triciclo, un camion a 33 ruote, ci devi camminare sopra, cazzo, e lo devi spaccare l'ostacolo. Quindi se c'è qualcuno davanti alla tua vita, se c'è qualche pezzo di merda che ti ruba le armi, tu sai cosa fai? Cosa fai? Ti spacco! Ti spacco! Tu l'hai detto, io non ti spacco! Apri sta merda! Apri sta merda, perché sennò non riesco a prendere le armi! Non riesco a prendere le armi! Come faccio a fare le partite poi? Va bene, facciamo così. Adesso tu mi dai un bacetto. Un bacetto. No, fermati. Fermati. Allora, se tu mi dai un bacetto sulla guancia. Devo urtirgli la coppa. Se mi dai un bacetto sulla. Nate, dammelo. Nate, mi dai un bacetto sulla guancia destra? No. Cioè, quindi stai facendo il cattivo? Non vuoi le armi? Dammi le armi. E dammi un bacio sulla guancia. Tenga. Allora, solo perché tu non sei un truffatore, ok? Solo perché. Ma che stai facendo? Stavo prendendo tutte le armi prima che chiudevi. No, non chiudo. Visto che tu non sei un truffatore, ok? E non essendo un truffatore, sai cosa potresti fare? Che cosa? Aspetta un attimo. Porca miseria, quante armi. Io avevo dato solamente 13. No, mamma mia, altre. Che cos'è questo? Allora, sai cosa potresti fare con tutte. Allora, visto che sei una persona, come posso dire, sincera, innocua, con tutte queste armi, le potresti regalare alle persone. E mi ci fai un video, ok? E ti posso fare anche altri regali. Ma non hai capito che io truffo dalla mattina alla sera? Ragazzi, ho sentito bene. Ho sentito bene. Okay.